Ehi, se sei nuovo, io sono Otti di Pura Fibra Italiana e volevo informarti che ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14 alle 16.30 faccio le live. Immagina di poter vincere 2800 V-Bucks che potrai spendere come vuoi. Infatti è attivo un contest che ogni lunedì, nella live del lunedì, vedrà estratto un vincitore fortunato che vincerà ben 2800 V-Bucks. Partecipare è velocissimo e semplicissimo, infatti basterà fare tre cose molto semplici e veloci. La prima cosa è supportarmi come creatore nello shop inserendo il codice OTTPFI tutto minuscolo. La seconda cosa è iscriversi a questo canale. E la terza cosa è condividere il video almeno una volta. Ora ti lascio il video e ti aspetto nella live del prossimo lunedì per scoprire se hai vinto. Se non ci provi, sicuramente non vinci. In questo video parleremo della Season 7. Analizzeremo vari elementi che stanno contraddistinguendo la mappa di Fortnite in questo momento. E cercheremo di mettere insieme tutti i puntini che la Epic Games ci sta lanciando in questo momento. Quindi, buona visione. Inoltre, prima di iniziare, volevo ringraziare tutti voi miei amici che siete già in 5.000 e che mi supportate come un creatore nello shop. Grazie mille veramente e grazie mille anche per i 180.000 iscritti che veramente li abbiamo raggiunti e senza di voi nulla di questo sarebbe possibile. E basta, video. Dopo gli avvenimenti passati della meteora e del cubo che hanno scosso e modificato tutta la nostra mappa di Fortnite, ecco che la Epic Games ritorna all'attacco con dei nuovi avvenimenti che sicuramente modificheranno quelle che sono le sorti della mappa di Fortnite nella Season 7. Un sacco di cose stanno succedendo in giro per la mappa, la Epic Games sta lasciando un sacco di briciole sparse un po' ovunque e in questo video io le ho raccolte tutte e cerco di fornirvele qua davanti a voi. Quindi accomodatevi, mettetevi comodi, condividete il video e guardatelo fino alla fine in modo da scoprire tutto quello che c'è da sapere per quanto riguarda la Season 7 di Fortnite. Comunque, partiamo da come tutto è iniziato. Verso la fine della Season 6, una volta che tutte le missioni settimanali sono state completate, la nuova skin name veniva sbloccata. Ma non solo, infatti sul tettuccio del laboratorio della latrina un nuovo paracadute compariva. Sicuramente quel paracadute è della skin AIM e lo si capisce dal fatto che i colori sono gli stessi, dal fatto che il simbolo è lo stesso e quindi sono quasi convinto che tutti di voi l'hanno visto quel paracadute, ma se non fosse così, ecco voi la clip. Questo, come vedete, è il paracadute ed è palesemente suo, i colori sono gli stessi, il simbolo è lo stesso. Beh, ormai l'avete visto tutti, sicuramente questo paracadute non è nulla di nuovo. È un simbolo nuovo, mai visto prima, è diverso da quello di Omega, da quello di Carburo, da quello degli umani. Quindi sicuramente si tratta di qualche altra entità, di qualche altro gruppo di persone, di qualche altra cosa. Non ci è dato saperlo, questo simbolo non lo ritroviamo da nessun'altra parte se non nell'analisi dello spettrogramma dell'audio della tempesta, che però comunque è inutile in questo video, non c'è utile ai fini del video perché comunque non ci dice nulla di concreto, di effettivo. Ci sono altre cose che comunque meritano la nostra attenzione e mi focalizzerei su quelle. Tra queste il fatto che la skin AIM abbia sia i piedi che le mani gelate. Come potete ben vedere, sia le braccia che i piedi di questo robot sono completamente congelati. Come possiamo vedere sulle sue spalline c'è di nuovo lo stesso identico simbolo, che è questo cubo, questo quadrato con dentro un mondo, un globo, tipo di solito questo è il simbolo dell'internet. Questo ci fa capire che esso è passato col suo velivolo sopra la tempesta e che proprio per questo ha dovuto fare un'evacuazione di emergenza. E una volta lanciatosi col paracadute è andato a finire sopra il laboratorio della latrina. La tempesta che l'ha fatto evacuare è la stessa tempesta che si sta avvicinando nei giorni sempre di più all'isola. Guardate questa clip. Vedete la tempesta? È lì e si avvicina sempre di più, insieme a un iceberg che da qua però purtroppo non si può vedere. Ma questa tempesta, nonostante molti sostengono che colpisca la parte sud della mappa, colpirà invece il lato sud-ovest. Tanti sostengono che appunto per il fatto che la mappa contiene una sorta di buco nel lato sud-ovest della mappa, questa tempesta andrà a riempire quel buco lì. Questo è il pezzo a cui mi riferisco. Come vedete, a sud-ovest, in questo pezzo qua, purtroppo c'è, diciamo, una mancanza di mappa. Quindi, secondo me, l'Epic Games vuole integrare un pezzo proprio qua, che si andrà ad attaccare proprio qua. Chissà che cosa ci riserverà. Ma una tempesta non può creare della terra. Infatti, la tempesta non è da sola, è accompagnata da un iceberg. Un enorme iceberg. Come dimostrato da questa foto. Questo iceberg, se guardate bene sulla punta, ha un castello o comunque una torre.
che la skin AIM sia venuto apposta sulla nostra isola per avvisare i nostri abitanti dell'imminente collisione, o questa skin AIM è un personaggio ostile ai fini della storia. Questo ancora non si sa. Comunque dei data miner hanno analizzato bene i file di gioco e hanno scoperto, diciamo, la forma di questa torre barra castello. E ci sono diverse foto che comunque lo possono far vedere, mentre comunque è innevato. Questo ci conferma il fatto che ci sarà la neve nella season 7, assolutamente. Ma inoltre significa che questo iceberg si andrà a collidere con l'isola, occupando quello che è il lato sud-ovest della mappa. Ma non è tutto, con l'avvicinamento di questo iceberg e di questa tempesta di neve, anche le temperature sull'isola stanno calando. E questo lo si capisce da una cosa molto evidente che voi stessi potete andare a vedere in ogni partita. Infatti basterà recarsi in qualsiasi lobby delle partite di Fortnite e avvicinarsi a una qualsiasi skin, e si noterà della condensa, non so come si dica, comunque dell'aria calda uscire dalla bocca. Immaginatevi di essere in montagna e di star morendo di freddo. Quando respirate, sapete, no, che si fa l'aria calda, tipo, ecco, quello succede solo se c'è freddo. In piena estate non lo vedete, non succede sta roba. E adesso invece sta succedendo anche nell'isola di Fortnite. Questo significa che le temperature stanno pian piano calando e che i nostri personaggi hanno freddo. A voi la clip. Ragazzi, se entrate nella lobby e guardate bene la gente, vedete che starà respirando. Guardate, si vede benissimo. Vedete, questo indica... Quando voi respirate così e fate l'aria calda è proprio perché c'è freddo fuori. Molti si chiedono dove andrà quindi a finire questa tempesta, e secondo me sopra il villaggio vichingo, e ci sono vari elementi che indicano questa cosa. Prima di tutto il fatto che la tempesta, come mostrato nella clip precedente, si sposta verso destra e non verso per dritto verso di noi quando vediamo il movimento, quindi non andrà verso Flash Factory, ma verso il villaggio vichingo e anche sopra spiagge snob. E sempre riguardante spiagge snob c'è una chicca assurda. Si è scoperto che cambiando la lingua in coreano e traducendo quindi quello che è il nome di spiagge snob, il nome diventa spiagge innevate. Questa è solo un'ulteriore conferma del fatto che la neve ci sarà e che qualcosa di grande sta per succedere. Ma tornando comunque a noi al villaggio vichingo, perché proprio sopra il villaggio vichingo? Perché, riferendoci al villaggio vichingo, c'è la skin Ragnarok, che si sa è il capo dei vichinghi. Ragnarok nella mitologia nordica significa anche lungo inverno. In realtà è una gran battaglia, diciamo, tra le forze del bene e del male, ma comunque un altro dei sinonimi di Ragnarok è grande inverno. Che la skin AIM e Ragnarok siano collegate in qualche modo magari? E per finire gli elementi di questo video, nella schermata di caricamento della settimana 10 si vede una cosa non da poco, ossia quattro quadrati con delle coordinate segnate su di esse. Recandosi in quel punto nelle vostre partite, solo una volta che avrete completato le missioni della settimana 10 riuscirete a vedere una sorta di portale strano. E ho preparato una clip per mostrarvi quello di cui parlo. C'è qualcosa di veramente veramente strano e ora andremo subito a vederlo. È qui che dovrebbe trovarsi il portale, ma secondo me si può vedere solo dopo aver completato le sfide della settimana 10. Solo dopo aver sbloccato, diciamo, la schermata, altrimenti non si può vedere. Infatti, come vedete, io non lo sto vedendo. Che cosa sta a indicare questo portale? Che cosa significa? Ci sono ancora molti misteri comunque rimasti irrisolti, o comunque che devono essere risolti. Per esempio il bunker di Bosco Blaterante, che è ancora chiuso, sigillato e non si può aprire. Tuttavia gli esseri umani hanno studiato a lungo i Rift, e quindi stanno implementando la tecnologia dei Rift nella creazione di teletrasporti, come possiamo noi benissimo vedere nel laboratorio sottoterra. E anche per questo ho una clip. Il bunker lo sappiamo bene, è ancora chiuso e non si può aprire, e andarci dentro non succede nulla, anche perché non si sa. Però una cosa è certa, in questo laboratorio segreto, dopo che gli umani hanno studiato bene la tecnologia dei Rift, la stanno implementando tramite i teletrasporti. E questo lo si può ben capire, perché questi teletrasporti fanno gli stessi identici rumori che fanno i Rift. E fanno anche un'immagine di Rift ogni volta che vengono utilizzati, quindi è sicuro che gli umani stanno studiando questo. Non so se c'entra con tutto il resto della storia, ma non si sa mai. Chissà che cosa ci riserverà il futuro della season 7. Ormai la conferma della neve è sempre più effettiva. E sono anche sicuro che, come al solito, l'Epic Games ci stupirà con qualcosa di grandioso e fighissimo. Voi fatemi sapere le vostre teorie nei commenti, fatemi sapere se ho dimenticato qualcosa, fatemi sapere se si è scoperto qualcosa di nuovo che non avevo citato in questo video e magari in un prossimo video lo citerò, e condividete il video con i vostri amici per fargli sapere tutte queste teorie. Ormai pochi giorni mancano all'arrivo della season 7. Voi siete pronti? Devo dire che ho aspettato un po' per fare questo video, ho aspettato di raccogliere quante più prove possibili e che siano solide queste prove, altrimenti parliamo di aria fritta.
Il video di oggi termina qui. Anche oggi ringraziamo la pura Fibra della Nessun qua. Grazie mille per essere iscritti. Noi siamo già in 180.000 e cresciamo sempre di più. Commentate con quello che ne pensate voi di tutte queste teorie. Condividete questo video con i vostri amici assolutamente, perché veramente bisogna condividere queste teorie. Lasciate un piace se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!